Oggi basta sci, devo giocarmi qualche jolly con la moglie. Hi baby. Hey. Boo. La villa sullo sfondo. Pizpoe, Sassonar e la marmolada. Ormai i cannoni sono parcheggiati perché non servono più. Ed ora seguiamo il sentiero della Via Crucis verso il Santa Croce. Passiamo la telecamera a Gabriel che vi porta nella grotta del Dragone. Drago. Questo qui è il drago di Santa Croce. Qui c'è la foto. Guarda qua. Il drago di Santa Croce. Finito in legno. Adesso vi facciamo vedere immagini un po' crude. Se la natura, se credete che la natura non è fatta così, saltate questa parte. Analisi degli ultimi momenti di vita di un capri. Olo. Qui è uscito dal bosco, è andato sulle volpi. È andato per di qua. Qua si vedono già le impronte di volpe. E qua l'hanno attaccato. Qui è le impronte del... Era ancora vivo. E qui tutte le impronte di volpe. Non è possibile. Balla, Cal. Questo è il cerchio della vita. Salavi. E dopo una bella scarpinata, normalmente avremmo anche noi utilizzato gli impianti di risalita, vero? Sì. 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 Ma ce la siamo fatta su piedi. Comunque, oggi andiamo e scendiamo con lo slittino per l'Armentara. La bellissima chiesetta del Santa Croce. Con il salto della croce. It's amazing, beautiful. Dal Santa Croce c'è un bellissimo sentiero o pista battuta dal quale potete arrivare fino alla valle oppure ritornare a Badia e tutto con lo slittino. Come amore mio? Il viewpoint.
Cancio magi! Gabriel, cos'è questo strano attrezzo che stai utilizzando? Questo qua è uno pochi. E uno come? Uno come Kukl. Sì. E non si va da comprare perché si deve fare a mano. Sì. Si deve prima tagliare il per sedersi e poi qua anche per da portare. Sì. E poi se hai uno sci vecchio. Quello sci vecchio, sì? Sì, lo tagli un po'. Sì. Come la misura che ho fatto io per i bambini. E si avvita poi? Sì, e poi dopo lo attacco qua, lo incollo bene. Con un po' di alto tutto, lo incollo. Poi qua che ho messo i chiodi. Le viti? Sì. Sì. E poi qua deve essere ancora qua qualcosa che tiene, quello sarebbe questo e questo, e se no gli sci scappano. Sì. Ed è veloce? Sì, sì. Sì, può anche comprare sciolina. Sì? Come ti siedi sul puck? Io non metto le gambe così. Ok. Ma le metto così. Davanti? Poi mi siedo, mi metto questo. E poi mi siedo e mi do una spinta. Poi va. Per fare le curve come fai? Faccio così. Così e poi così. E poi adesso mi mostro dove vado io. Thank you.
Kayak è molto più veloce di un argentino. Che rabbia quando sono più veloci loro. Quanti chilometri orari riesci a fare con un opercle? Diciamo 20 sui 30, 20, 40. Mettiamo 50. Sì, ma solo con le solide 50. Adesso dal Santa Croce siamo andati verso i prati di Ermentara. Questa è la zona dei prati di Razzuns, sopra Badia. Ovviamente scenderemo fino giù a Badia. In pieno divertimento. Dimmi! Dopo un lunghissimo tratto divertente, adesso seguiamo solo un pezzo di strada che ci collegherà poi con la pista del Santa Croce. Bene, Gabriele, questa è l'ultima discesa, giusto? Sì. Quindi ci vediamo la prossima volta? Sì. Ciao a tutti!